Custodisci i buoni insegnamenti e porgili a coloro che ti sono vicini, con serenità ed integrità, tagliando rettamente la parola di Dio. Persevera nella preghiera, dalla quale trovi la guida e la forza spirituale per attingere nuove forze. E mentre il Maestro era sulla terra, esclamò: il mio cibo è quello di fare la volontà di Dio. Che desiderio profondo di arrensione, di compiacere al Padre, di mettere come bisogno primario nella sua vita l'ubbidienza a Dio. Gesù Cristo, esempio perfetto, statura a cui mirare, che noi, con un profondo desiderio verso colui che ci ha redento, dobbiamo seguire ed assomigliargli. Ed è buono che seguiamo il suo modello in tutto ciò che egli ci ha insegnato. Il nostro parlare sia condito con il sale, pieno di sapienza, che procede dall'alto, guidato dallo Spirito, per fare la volontà del Padre, come fece il suo figliuolo. Ed ecco, il sale non va ovunque, nelle pietanze come i dolci non è presente, e se lo è, vi è solo in piccolissima quantità, perché bisogna parlare quando è il tempo e nel modo giusto, affinché il sale non renda immangiabile il dolce con le parole che la nostra bocca proferisce. Ed il condimento del sale deve essere quanto basta. Vi è un proverbio che dice che il troppo stroppia. Non storpiamo la giusta parola, che è il troppo che ne esce dopo, legato dai nostri sentimenti o punti di vista. E se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Mai diventare insipidi, altrimenti la nostra utilità svanirebbe, perché è il sale che discende dal cielo che produce benedizione. Sono le parole che l'Eterno mette nella nostra bocca, che hanno il potere di rompere le tenebre, condire i cuori. Anche oggi, alla sua presenza, i suoi depositi sono pieni, non si esauriscono. Prendiamo da lui per condire la nostra vita e quella del prossimo, per l'avanzamento del suo regno.